Ciao! Se è capitato anche a te di provare a improvvisare e accorgerti che stai stonando, ossia, nonostante stai usando la scala giusta rispetto all'accordo corretto, le note che suoni non ti suonano bene, non funzionano. Bene, se è capitato anche a te, questo video fa per te. Bene, prima di affrontare questo argomento, che è determinante per capire qual è l'impostazione, l'approccio corretto all'improvvisazione, io voglio invitarti nuovamente, se non lo hai già fatto, a compilare il questionario che trovi qui sotto in descrizione, trovi il link per accedere al questionario. È un questionario che io ho messo a disposizione per conoscere bene quali sono le tue esigenze, quali sono i temi che vorresti che io trattassi, perché dalla prossima settimana, oltre all'appuntamento settimanale con il video registrato, io offrirò un altro appuntamento con una live diretta, una live dedicata alle tue esigenze, dedicata alle tue domande e alle cose che tu davvero vuoi approfondire e vuoi trattare durante questi appuntamenti. Grazie. Sono arrivate già diverse risposte, molto molto interessanti, molto stimolanti. E per l'appunto il tema di oggi mi è stato suggerito da Luigi, un iscritto al canale, che mi dice: io quando suono, nella fattispecie a lui capita quando suona musica napoletana, si trova ad improvvisare su dei giri di accordi tonali. E, nonostante suono le note della scala corretta, eppure se non faccio le linee melodiche che ascolto fare dai posteggiatori, così si chiamano, vado fuori, stono. Per capire come mai succede che utilizzi la scala corretta rispetto all'accordo, eppure le note che usi non funzionano, facciamo un esempio: accordo di Sol maggiore. In una tonalità di Sol maggiore usi la scala maggiore di Sol, pensando che, poiché l'accordo è l'accordo della fondamentale della scala e la scala, l'accordo nasce sul primo grado di questa scala, tutte le note dovrebbero funzionare. Eppure non è così. Dobbiamo capire un principio di psicoacustica, cioè il nostro cervello mette in rilevanza, percepisce come maggiormente importanti tutte le note o accordi che sente sugli accenti forti, accenti o suddivisioni forti di un tempo musicale. Non ho capito. Cosa vuol dire? Che in un tempo di 4 quarti, ad esempio, il mio cervello percepirà come dominanti, diciamo così, tutte le note che coincidono sul 1, 2, 3 e 4 in battere. È vero che da un punto di vista melodico noi possiamo improvvisare delle melodie che, alternandosi con delle pause, non sempre inizieranno in battere o non sempre inizieranno sullo stesso movimento in battere, quindi avranno una varietà di profilo di ritmo melodico. Tuttavia il cervello continua a percepire questa predominanza. Quindi cosa succede? Facciamo un esempio. Scala di Sol maggiore, 1 e 2 e 3 e 4 e. Allora, se guardo che cosa ho suonato rispetto ai 4 quarti, io mi accorgo che ho prima in battere, seconda elevare, terza della scala in battere, quarta in levare, quinta in battere, sesta in levare, settima in battere e ottava in levare. Come vedi, abbiamo fino alla quinta le note della triade in battere, quindi su un ritmo armonico, si chiama forte. Un e due e tre e quattro, sul quattro mi ritrovo la settima e quindi questa successione fa sì che io arrivi all'ottava in levare. Guardiamo che cosa succede adesso. Io ho suonato l'ottava, quindi Sol, la fondamentale della scala, sul quarto movimento in levare. Se vado avanti, sto suonando in ottavi chiaramente, mi ritroverò che ho La in battere, Si in levare,
Do in battere, Re in levare. Mi in battere, Fa diesis in levare e adesso nuovamente Sol in battere. Quindi cosa è successo? Che nella seconda ottava della scala io ho messo in battere la seconda, la quarta e la sesta, che sono rispettivamente le tre note della triade del secondo accordo della tonalità di Sol maggiore, ossia La minore. Questa coincidenza tra queste note e il ritmo armonico e le pulsazioni forti fa sì che io percepisca questa successione di note come non più in Sol maggiore. Cioè sto suonando delle note che non sono espressione dell'accordo di Sol maggiore, ma sono espressione di un altro accordo. Se lo suoniamo di seguito ce ne accorgiamo. Tant'è che se io finisco con l'ultima nota che ho a disposizione in levare, che sarà un La, e sento proprio La minore, mentre all'inizio sento Sol maggiore. E qui cambia. E qui sono tornato in Sol. Dunque, dobbiamo trovare uno stratagemma per ovviare a questo problema. Ecco la motivazione per cui le note ti stonano. Perché siamo partiti con una perfetta aderenza tra scala e accordo e siamo arrivati con uno sfasamento tra scala e accordo. Dobbiamo quindi cercare, nell'improvvisazione, di mettere sempre le note cordali in evidenza. Certamente, come abbiamo già visto altre volte, non è l'unica possibilità che abbiamo da un punto di vista improvvisativo. Avrai sentito parlare anche di improvvisazione in e out, suonare dentro, suonare fuori, cioè suonare in maniera più aderente alla tonalità, all'accordo che sta sotto la scala che sto usando in quel momento, sta nel giro armonico, o in maniera più sfasata, appunto. Assolutamente si può fare, in musica non c'è nulla di veramente proibito, tanto più in musiche fortemente basate sull'improvvisazione e con sviluppi anche sofisticati di relazioni tra scala e accordo, come ad esempio il jazz. Tuttavia, se per esempio stai improvvisando su un giro blues, piuttosto che su una progressione armonica di una canzone napoletana, sei più legato a dover esprimere una melodia che faccia sentire quegli accordi. Oltretutto, la capacità di far sentire gli accordi attraverso le note della melodia è una prova di maestria improvvisativa. Dunque, cosa possiamo fare per cominciare a entrare in questa prospettiva? La prima cosa, come abbiamo visto nella scorsa lezione, è quella di usare gli arpeggi di triade degli accordi per avere sempre il punto di riferimento di dove sono le note corrette. Quindi, ad esempio, improvvisando sopra l'accordo di Sol maggiore, 1, 2, 3, 4, mettiamo in evidenza le note della triade. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
se rimaniamo solo in prima posizione. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
triade in un ordine differente, creando delle piccole progressioni.
battendo delle note. E staremo sempre giusti. Certamente, come abbiamo visto l'altra volta, affrontando il tema di In the Mood, dove abbiamo visto che appunto il brano nel suo tema centrale utilizza proprio questo stratagemma, cioè usa solo note delle tre triadi del giro armonico per stare sempre sul pezzo ed esprimere gli accordi tramite la melodia. E è chiaro che un tipo di improvvisazione del genere suona molto arpeggio, appunto, quindi se vogliamo svincolarci da questa sensazione sonora dovremo utilizzare anche altre note. Se sappiamo dove sono le note dell'arpeggio, della triade, e sappiamo che abbiamo bisogno di metterle in corrispondenza degli accenti forti, quando vogliamo esprimere bene l'accordo che sta sotto alla melodia improvvisata, useremo le altre note come note di passaggio. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ossia, utilizzerò le note che stanno in mezzo tra le note della triade, mettendole sulle suddivisioni o accenti deboli. In questo modo eviterò di dare a queste note un'eccessiva importanza. Possiamo usare note della scala, così come possiamo anche avvalerci di note estranee alla scala, aggiungendo dei passaggi cromatici, cioè dei passaggi di semitono fra un grado e l'altro. Ad esempio, è molto utile per riportare le note tutte quante ordinate rispetto al battere iniziale, aggiungere un cromatismo tra il quinto e il sesto grado della scala maggiore, cioè Sol, La, Si, Do, Re, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol. Perché? Perché un accordo maggiore è perfettamente sostituibile, cioè una triade maggiore è perfettamente sostituibile con un accordo maggiore sesta, cioè la triade maggiore, Sol, Si, Re nel nostro caso, prima, terza, quinta, più la sesta maggiore. Sono in sostanza sinonimi sonori. Dunque, in questo modo io vado a mettere la nota del sesto grado della scala, nel nostro caso se siamo in Sol sarà Mi, la vado a mettere in battere, trovandomi quindi in battere prima, terza, quinta, sesta e in levare seconda, quarta e settima, quindi intercalate tra una nota e l'altra di questo arpeggio che a questo punto sarà non più solo di triade, ma sarà dell'accordo di Sol sesta. Non ho capito. Andiamo a sentirlo quindi sull'accordo. 1, 2, 3, 4. Spero che queste indicazioni ti siano utili per dare una svolta alla tua vita di improvvisatore. E in una prossima lezione andremo a vedere come comportarci quando abbiamo un cambio di accordi. Oggi abbiamo lavorato su un solo accordo, nella prossima andremo a vedere come fare a farci trovare preparati quando invece c'è un cambio nel giro armonico.
Per poterti esercitare su questa improvvisazione come su altri esercizi che trovi tra i video del mio canale, ti ho messo a disposizione, lo trovi qui sotto in descrizione, un link per scaricare gratuitamente delle basi per poterti appunto esercitare nell'improvvisazione piuttosto che in esercizi di scale ed accordi. Ti rinnovo l'invito a compilare il questionario per suggerirmi argomenti che vorresti che io trattassi durante queste lezioni registrate, ma soprattutto durante le live che partiranno dalla prossima settimana e a breve ti comunicherò giorno e orario. Ti invito nuovamente ad iscriverti al canale se è la prima volta che passi da queste parti, attiva la campanella delle notifiche così riceverai l'avviso per ogni nuovo contenuto e soprattutto per le live che stanno per iniziare e che avranno una cadenza settimanale. Non mi resta altro che, come sempre facciamo su questo canale, salutarti e ricordarti che, come diceva Beethoven, italiano spaghetti mantolina. Ciao!